apriamo le telecamere di Facebook. Salve a tutti, c'è il sole, c'è il sole. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, anche buongiorno, perché c'è sto sole che splende. Anche buonanotte, se per questo. E che arriva? Stavamo isolando noi in macchina. Eh sì, perché ero impegnato telefonicamente. Vedi che però non si vede. Ecco, il telefono arriva. Vediamo un pochettino chi è, se no lo rimandiamo, perché noi abbiamo il vivo voce, non possiamo parlare quando siamo in diretta. Rifiuta, così capisce. Rifiutiamo perché non possiamo parlare, che il vivo voce è occupato. Quando si guida, si guida. E allora, benvenuti a tutti, 5 persone già in contemporanea. Ciao, perché ciao, mi spingi? Io non ti vedi tu. Oggi è una giornata bellissima, c'è un sole che splende. Stiamo andando, ormai lo diciamo, all'unica scuola nella provincia di Catanzaro, della Torino Academy Football Club Calcio, dove Codesto ne fa parte. Colui. Sì, però non mi trascurare. E salutiamo il presidente mister Federico. Ciao a lui, il papà. Federico Barbarossa. Ma quale Barbarossa? Che non è Barbarossa. Non è Barbarossa. Questa bellissima realtà dove Orlando ormai ne fa parte. Sta facendo il Torino Day, che un giorno con mister Coppola Teodoro, che è il responsabile a livello mondiale del Torino Calcio, del settore giovanile, dove ieri abbiamo conosciuto, insomma, no? Si è entrato nelle sue grazie. Insomma, ti ha. Si è un modo di dire deficiente. Cioè, nel senso, mo. Amicizie sì, però non ti le sue grammi, è un modo di dire, no? Ha ragione lui, scusa. E beh, capirai, chi fai fare ragione a me tu? Senti, facciamo un po' di saluti. Allora, dai. Salutiamo Antonio Mancuso. Ciao, Concetta Anto. Arcuri, sì. Fortunato Buccinà. Il grandissimo Fortunato Buccinà, sì, grandissimo, giustamente, perché vuol dire che non è piccolo, è grande. Grandissimo alto. Fortunato Buccinà, non sappiamo come collocarlo. E Nicolino Fragiacomo. Ce lo dirà lui stesso poi. E quindi stiamo andando al Torino Calcio, salutiamo Buccinà, salutiamo tutti coloro che ci... Così non mi prende il sole. Facciamo così. Ieri abbiamo riscosso un grande successo, no? Sì, in quella diretta, sì, è stata bellissima. Siamo fortissimi, dai. Specialmente che lui. Ma che dici? No, solo lui è fortissimo, lui. Di che cosa? Il nostro piccolo. Ma il nostro giovanotto. E poi salutiamo anche mister Caravella e Simona Ventura, che sono della scuola Calcio Academy. C'è la scuola Prepara in Paravolare, che è una scuola specifica per portieri. E fa schifo, però, che c'è in c'è.com? Perché schifo? Pare che ho detto una parola. Stiamo camminando in auto. A 50 all'ora. No, beh, io sto parlando anche se non ho. Questa macchina è un cesso. È un cesso, quando si cammina si cammina per sicuro. È una macchina normale. È una macchina sicura. C'è la manopola pure. Siamo poveri. La manovella si accende avanti con la manovella. Siamo poveri. Tu sei povero, parla per te. Noi siamo persone ricche, noi siamo poveri. Ah, allora questo è duro di capoccia. Ma se è di Roma. Si chiama Pino Roma, no? Perché è di Roma. Non è di Roma. No, non si può parlare. Dire qualcosa di importante. Non si può parlare e basta. E basta. Abbiamo perso l'occasione della nostra vita ora. E certo, sicuramente insiste, perché sicuramente... Mi hanno detto, Ormandì, che stanno facendo a scuola le verifiche. Ti hanno interrogato, vero? Non c'è nemmeno quello che dici. Le verifiche di ingresso e di ingresso, perché c'è una porta, si ingressa. Ma siamo iniziati. C'è una porta che si ingressa. E basta. Grazie. Ingresso. Porta di ingresso. Lei ingressa. Chi è quello? Chi è? Non si dice qua una donna che è ingressata mai. Chi è? Ah, salutiamo Adriana Rosario. Ciao. E Nicolino Fragiacomo, non l'avevo già salutato, però non lo so, per riapparsi. Ciao. E quindi cosa dire? E niente, siamo qua. Facciamo una diretta e così ci guardiamo. È brutto quando non c'è niente da dire. C'è tanto da dire, per diciamo esempio. Siamo un pochettino stanchi. Ma la mia auto, me la dovete lasciare in pace. È un'auto piccolina. Non ha nemmeno gli sportelli. Come? Praticamente si apre, si chiude. È la macchina, si la macchina tira, dei Flintstone. Si tira. È la macchina dei Flintstone. Questa è si Flintstone. Si mette una coperta e si chiude così la macchina. Cioè noi arriveremo a camminare con un trattore, perché... Ditelo che sono povero. Mamma, ascoltami, ogni volta andiamo sempre dei granati. Sì. Prima avevamo una Ford che è una macchina buona. Sì. Ora abbiamo questa, poi andremo sempre con la Smart, ci farà camminare con la Smart. La Smart. E poi alla fine andremo a piedi. Ma tu vai nel portabagaglio, che è giusto. Vabbè, va bene. Io Orlando ci sediamo avanti. Elio si mette sdraiato perché lui è sopra. Salutiamo la nostra amica Cinzia Lento. Ciao Cinzia. Ciao, cioè, è lenta. Quella stronza di Cinzia Lento.
diciamo Umberto quindi... Pullano, che è il non confondere di Taverna. Era un ex vigile urbano di Taverna. Siamo andati al Torino Day. Grandissimo, forza Torino! Che hai fatto, deficiente? Tanto deficiente, si munge a quello, si munge. Salento dice che ciao belli, ma bello, è bello. Devi parlare al singolare, belli. bello scusami, io. Scusami, guarda, non ti sembra bello? Lei, guarda, ti sembra bello? È venuto lui, il giorno di viaggio è venuto. Io sono bello, loro. Ma si una style. Cinzalento dice, e soprattutto Orlandino e Stefania. Vedi qua. Hai mai fatto il punto di fare? Ah, quelle pizze diventano due. E io la boccia, io ce l'ho qua. No. E la boccia. Questa diretta mi piace perché. Sì, è tutto bello, capito? Indovina chi sta guardando la trasmissione. Dai. Indovina chi viene a Meletta. Beppe Maurici. Il grandissimo Beppe Maurici dei Pizzi dei Sogni. Ma se non ti ricordi nemmeno dopo i Tempisti dei Sogni, grandissimi dei Pizzi dei Sogni che noi abbiamo conosciuto. Sì, allora ci seguono sempre. Noi seguiamo sempre una loro. Performance canone. Piccolo fiore, dove vai? Ma vaffanculo, dove vai? Stati zitto! Io ce l'ho qui. Io la buccio, io la qua ce l'ho. Domenico De Giorgio, ciao Domenico, buon pomeriggio. Non mi hai fatto cantare, mi hai subito stroncato. Ma perché? Cioè, perché qui mi fai morire a tutti, li fai morire di paura, lasciali in pace. Il talento, quando si mette in evidenza, si deve mettere in evidenza, capito? Che quindi cosa? Il talento, quando uno ci... Ma mi faccio il piacere se ne vada, che dici? Se uno il talento ce l'ha, io per esempio e win the champion. Ma vedi che è la canzone. Ma vedi che ti in Faieco o di in the World. Io ho detto che il talento che o ce l'hai o non ce l'hai. Io ho tirato dritto, c'è lo stop. Sì, ma lui non si ferma mai. Ma quando siamo passati e vi voglio precisare, non sono tirato, ma ho tirato. Che hai tirato? Ti sei fatto un po' di tirata. Ti sei fatto una tirata. Effettivamente ultimamente qualche di fatto. Madonna quanti sono in diretta, ragazzi. Girolamo Santocone, Luigi Maletta. Cioè, cosa dici, Domenico De Giorgio balla, balla Stefania. Balla, che no, balla. No, ancora. Attenzione che quello picchia, le mie performance ci sono su YouTube, quando ballo, quando canto, papà, però qua adesso che te ti vuole picchiare? A chi? Santa Cosa. Dove? Sentito che ti vuole picchiare. Ah, lui Dio, là, Dio. Fino a quando viene io me ne vado. Se non la finisci di girare il telefonino verso la sacolesta faccia, io ti spacco la butto la testa qua dentro. Ma tu ti vedi a metà, meglio se non ti si vede per niente. Io sono bello, loro. Sì. Perdonami, ma stiamo parlando della stessa persona. Chi? Io e te, dico, tu dici che sei bello, ma... Io te. Oh, no, parla in italiano, io chi? Te. No, ah, tu parli in seconda persona, no, io seconda persona. No, nel senso, te primo, secondo e tu. Allora, te prima, quarta e quinta persona, metti chi è? Metti la quinta. Mettiamola qui. Mettila, non manco ce l'ha la quinta. Allora dice, mi stai insultando la mia punto. Ecco ce l'ha questa è una punto. Questa c'ha malapena, pille. Questa è una punta, 1003 multi yet. Questa è la yetta. Multi yet. C'ha la prima, Orlando. Ah, la prima è la retromarcia. No, solo la retromarcia. È un monomarcia. È una monomarcia. Questa è una 1003 multi jet. Non capito. Una monovolume, no, nemmeno. Ma mi avete mangiato tutto, mi avete lasciato in mutande. Che cosa volete da me? Non vuole vedere nessuno in mutande. Ah, chi è in mutande? Dov'è? Dunque, niente, cosa vi volevo dire? Niente, che volevo dire? Lui quando si mette in mutande a casa anche i muri piangono. Ma non entri nelle dettagli! Gli specchi si nascondono, si nascondono così, e allora... È così brutto, che riflesso, quando si guarda lo specchio. Ma se tu, no, se tu, l'altro giorno... Si gira lo specchio, si gira dall'altra parte, se lui si riflette. Lo specchio si gira. Che bella, parla la Midige, Stuart Salzburg, ciao, buon pomeriggio. E questo qua è un tedesco, ci segue dalla Svizzera. È un tedesco che mi segue dalla Svizzera. Togliti gli occhiali. Guarda cosa dice questo qua. Dice Domenico De Giorgio, dice volevo dire bella. Ah, grazie mille. E beh, capirai che cos'eri. Che mi potevi dire a me che eri bella. Non ti vergogni. A me mi dice. Aveva scritto prima balla. L'hai vista? L'hai vista in faccia? L'hai vista? Vergognati. Sei cercato. Voleva dire ballare. E senti De Giorgio, vedi che c'ho un amico oculista. Controllo. Oculista. E che ho detto? Culistro. Culista? Oculista. Lui si ricordava il mio. Allora è sempre lei il suo pensiero. Ma l'hai vista bene a codesta? Io quando l'ho messo. Ma vedi che. Guarda bene, attentamente, fatta la fotografia. Fatti vedere.
E niente, allora infatti, niente, cosa volevo dire? Niente. Non dire, non parlare, facciamo così. Io pure che lo so, ve lo dico, che ve lo dico a fare, non c'è bisogno, ma te lo dico, che te lo dica a fare, perché pure che te lo dico, che te lo dica a fare. Ma tu l'hai visto quando dice urla? Cosa? La curva, la curva! La curva, stai cadendo! Ah, non sono caduto! Pensavo che cadevo. Sei un malato, sei pensavo malato. Che cadevo, basta, non sono caduto. Sicuramente sei zero proprio. Sei malato. Curva. Sei malato. Ma vai in curva di un po' più. Era la curva che mi faceva cadere la curva. Era un dosso. Tu l'hai visto quando dice sempre che dire, cosa dire? Che dire, cosa dire? Che te lo dica a fare? Non lo dire, non lo dire. Perché tu lo dici? No. E non lo diciamo, ma che cazzo stiamo a dire? Non stiamo a dire niente. E niente ragazzi, che ve lo dico. Ma hai esagerato oggi con le parolacce? Sì. Tutti belli e simpatici tranne Orlando, grazie. Quale Orlando? Orlando il Grande. Sì. Buongiorno mitici. Girolamo Santocono, poi. Vabbè, Santocono è perdonato per via dei muscoli. Mi dice Domenico De Giorgio, dice tutti belli e simpatici tranne Orlando il Grande, Orlando Junior, cioè senior. Non l'ha scritto, però non l'ha scritto. Le critiche si accettano, sia costruttive che distruttive. A chi? Questo qua sta attento che ti sottengo io. Ma non è che ti devono dire per forza. Ma sta attento che non sei, che sei bello. Io ce l'ho qua questo. A questa, a colui che scrive che. Ma a te a Cinzia! Qua ce l'ho! Ma ha ragione! Attenzione che a te a Cinzia! Qua ma ce l'ho! Ragione. Una vomitata di tiro! Luana Donato! Ciao buon Luana! Pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te! Ciao Luana! Luana Donato che sembra sia la compagna di. Francesco Scarpino, sì, forse. Sì, Francesco Scarpino, moglie, mi sono sei anche con moglie. Pare che, non so se consigliere. Ciao, comunque a tutta la famiglia. Sì. E Cinzia, e tu, e Domenico. E qua, attenzione. Non mi spinge, ma tu l'hai visto. E mi ha detto che sono brutto, non l'ho capito. Ragione. Perché, scusa, io sono brutto. Ma sì. Effettivamente avete ragione, però non lo dite. Effettivamente non so. Ma non lo dite. Offende, ci offende. Che poi non, quando l'ho conosciuto, no, non aveva una lira. A Domenico? No, a te, non aveva una lira. Dice che non perché mo ce l'ho, non c'è una lira perché mo ce l'ho, diciamo che faceva schifo come diciamo, sì, vabbè, cercavo la lemosina davanti a chiesa l'Immacolata, stai fa cercava nella spazzatura cose resti tu non ma sapeva, è vero, ma che sta non, lì è vero, confermo, è vero, ma se tu non c'eri, ma che cazzo non c'eri, tu non lo capisci. Cercava, dicevo, nella spazzatura. No, poi a chi? Non sapeva parlare. L'unica parola che dice. Parlava, non sapeva parlare. Non sapeva parlare. Fammi parlare, cavolo. Non sapeva parlare. L'unica parola ma che lo diceva. Dici cazzo o non dici niente? No, non lo posso ma dire. Ma non l'ho capito. L'unica sì. parola che diceva era. Tu. Tanto, sì. tu. È vero, tu, è vero, è vero. Dici ah, anzitutto, qua io ho detto quando tu mi so. Oh! Non ho detto un punto certo, primo. Punto primo. Punto secondo, l'ho capito. Che chi è che poteva parlare? Tu non sapevi parlare. Non avevi una lira. Forse c'è la lira. Ma perché ora so parlare? Cercavi in tasca. No, no, voglio dire. Diciamo in linguaggio è proprio. Ma mi sai, non puoi spiegare. Cercavi in tasca, spazzatura proprio. Mamma, la mazzetta non ce l'aveva. La mazza non credo nemmeno. Ma che dici? Perché devi dire che io cercavo nella spazzatura? Non avevi la macchina. No, anzi, no, avevi una macchina, una Panda bianca con gli sportelli rossi. Cioè proprio erano momenti di povertà. Girolamo Santacono dice è bello ciò che piace. Hai visto? A me non piace. E tu non piace a nessuno. Ma a chi piace questo? Non lo dite però. Tu sciucasti. Vabbè, mo comincia ad essere comincia ma a piacermi. La ricca sono adesso io. Comincia a piacermi, tu sciucasti. Hai capito? Ma non, non ha mai non avuto niente lui. Prima, però già non ha mai avuto niente. Parti da zero puoi andare solo a meno uno. Ma lui è stato, cioè è sempre stato povero dalla nascita, non ha mai avuto niente. Ho avuto tutto io, ho portato lui tutto io. Brutto. Case, macchine, tutto, lavoro. Cioè, l'ho aiutato io, poverino, mi dispiaceva. Un barbone per... praticamente era io, capito? Era un barbone quello che scrivono le mosse in mezzo alla strada, capito? Vabbè, però mi dispiaceva tanto. Mi minari che povere. Ho fatto un'opera di bene, però nella vita poi mi sono trovata, me la sono trovata. Però allontanati che mi passi la povertà e la bruttezza, allontanati per favore. Ecco. Poi diciamo che adesso sono contenta, dai, ti ho aiutato. Che? No, scusate, l'ho vista in faccia, dai, ogni tanto c'è sapore. Comunque, da attenzione vicino, che... C'è un'altra cosa da vicino. Roberto, no. Non mi stare vicino. Come si chiama? Domenica Cinzia. Ce l'ho qua. Ah, salutiamo Pina. Ecco, Roma, ciao Pina Roma, e Pina Roma. Ecco perché non ti rispondevo, Pina. Adesso ti Pina. Ancora Pina. Stavo facendo la diretta. Quelle sono le tagliatelle di nonna Pina. Pina. Allora, Pino, ascoltami, siccome fra non molto ci andiamo che Orlando deve andare al Torino a fare la partita. Dunque, io ce l'ho qui. A Domenico e a Cinzia. Che sono brutto. Gesti brutti. Per quanto riguarda. No, qua. Francesco Greco, ciao, buon pomeriggio. E anche Fabio Mercurio. Addirittura dalla Grecia. Già. Ci vedono. Dalla Grecia, è il cognome. Hai detto del Greco? Non
non direttamente dalla Grecia ci guarda. Sì. Come dalla Grecia? Si chiama Greco. Cinzia Lento, Stefania, Santa subito, grazie. Sì, sì. Santa e padre, padre santo. Sono qua io. Ti, ti devo offrire il caffè, Cinzia. Perché? E perché mi dice questo? Brava! Brava che la mia! La macchina fa schifo. Poi sì, fate attenta amore, che io ce l'ho qua. No, le offro il caffè perché le offro il caffè perché mi fai i complimenti, quindi capito? Cioè, ciao Francesco Greco che ci ascolta e ci guarda dalla Grecia. Ciao! Ma se si chiama Greco non vuol dire che ci sta guardando dalla Grecia. C'è scritto Francesco Greco. Ma in guerra, sei in guerra, scusa. No, Francesco Greco pensavo che era dalla Grecia. Ma lui dico, è una guerra, Greco, ma io è una guerra in faccia, è proprio una cosa diversa. Ma io ho detto Francesco Greco, nel senso che è della Grecia, ma senza nel culo, senso però. Che è greco di nazionalità. Guarda come ti sta guardando allora, quella signora schifata. Vabbè, proprio. Quella signora mi guarda perché... Sì, c'è il tuo fascino, dai. C'è il mio fascino, perché ma giusti i capelli. Che fascino c'ha questo? Mi guarda, sarò bello. Allora, sì, dicevo, salutiamo Francesco Greco che non è della Grecia. Dicevo, quindi, quella signora però... È buona la signora. Ah, no, voglio dire, la signora è brava. E chi è che ci scrive qua? Sei Domenico... Che sta guardando schifata. No, chi è? Perché no? No, non lo so. Abbiamo fatto qualche battuta che dice no. Beh, grazie alla cera bella. Allora, che ne so, cioè, vediamo un pochino. Sì, discorso. Ce la dobbiamo andare. Allora, ragazzi, io personalmente, allora ragazzi, io personalmente vi saluto loro, chi se ne frega. Ah, ragazzi, seguiteci su Radio TV Ponte Grande su YouTube, seguite le nostre pagine su Facebook Orlando Guerra, Orlando Pio Guerra, e la nostra pagina Facebook Radio TV Ponte Grande. Ragazzi, vi mando un bacio. Stefania Talarico vi ama e vi adora. Grazie. E con la salsa del pomodoro. Ma chi se ne frega? Senza di voi non saprei cosa fare, ragazzi. Chi ce l'ha cazzo? Chi grazie, se ne frega? Grazie a voi che abbiamo questo successo. Basta con le bacio. Allora, siamo in fascia protetta. Parliamo di cose serie. E la Madonna che so bella, ma guarda. Allora dicevo, ragazzi, ciao a tutti, vi saluto io, vi saluto e ciao. Io, loro, io, chi se ne frega? Io, dai, oh. Orlando Pio Guerra. Orlando Guerra? Stefania Talarico. E tu e tutti vi... Idenza Dos Torres, cazzo, questo qui lo vedi che in inglese è mezzo francese. Gentilmente ripetiamo. Idenza, vi saluto la Madonna, va bene? Non lo ripeto. Drangate. Vi saluta. Vi saluta la nana che gioca a pallavolo. L'altro giorno, ragazzi, credetemi, aveva la scopa e si era dimenticato l'appiglio, quello che si appende dove si appende la scopa, no? È caduta, cioè è saltato un piccolo gradino, così si era piccata dalla scopa, sì, perché la scopa è più alta di lei. È più alta di me, è vero. Cioè, perché lui l'ha fatta apposta, ha comprato un palo extra mega gigante, non so perché. Sei sicuro che è il palo della scopa? Vabbè. E vi saluto, quindi, ragazzi, vi saluto, ciao. Però voi mettete like. Mettete like al video, ciao! Un bacio da Stefania! E bacio! Ciao ragazzi! Ci auguriamo che vi siete divertiti! Ciao il grandissimo Orlando Pio Guerra! Orlando Guerra è sta deficiente! E questi congiuntivi, vi siate divertiti! Ecco. Come? Vi siate divertiti! Però vi siate con tutta la saliva sugli occhi, perché vi... E con tutta la congiuntivite, noi vi salutiamo. Congiuntivo, la congiuntivite. Ah, il congiuntivo, ho capito, con la congiuntivite. L'ignoranza è ancora qui. Ciao, ciao. Sempre chi è Claudio? Claudio Perrino, ciao Claudio. Ciao Claudio. Bacioni a tua figlia che è bravissima, complimenti. Lecca culo, cioè lei, ma che è una cosa. È brava, veramente bella. Dicevo quindi, ciao ragazzi, alla prossima. Chi è quest'altro? Lo Angelo Nisticò. Ciao Angelo, ragazzi, ciao a tutti, vi salutiamo. Dobbiamo siete tantissimi, ciao. Ciao, ancora. Ciao, Francesco Moniaci. Ciao, Francesco Moniaci. Ciao. Ciao, ciao, ciao.